Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio del FitFan Podcast. Quello di quest'oggi comprende la seconda porzione della conversazione avvenuta con Fabio Zonin. Credo sia improbabile, ma se non conoscete Fabio, fiondatevi subito a recuperare l'episodio precedente in cui XFab si presenta nel dettaglio. In questo episodio Fabio ci parlerà di stacco da terra, di Turkish Get Up, di allenamento antiglicolitico e di tanto tanto altro. Una precisazione: vi ricordo che abbiamo registrato questo episodio agli inizi di febbraio, dunque tutti i corsi, gli eventi, i workshop a cui accenna Fabio sono stati per forza di cose rinviati. Se volete dunque approfondire l'offerta didattica proposta da Fabio e dalla sua scuola Strongfist, vi invito a tenerne traccia sui canali specifici di Fabio e di Strongfist Italy, tanto su Instagram quanto su Facebook e su tutti i siti web relativi. Ho parlato anche troppo, vi lascio in compagnia del grande Fabio Zonin. A più tardi ragazzi. Presa delle mani nello stacco da terra e posizione delle scapole. Qual è la tua visione in tal senso? Allora, presa delle mani, io ho fatto una mia scelta nei confronti di un tipo di presa che ho imparato da Andy Bolton. Per chi non lo sa, è stato il primo a sollevare più di 1000 libbre, cioè, un personaggio, perché si adatta un pochino al modo in cui stacco io ed anche alla forma e grandezza delle mie mani. Però ci sono due scuole di pensiero. Tra l'altro, io ho un collega, che era un instructor, siamo entrambi di SFL, e noi insegniamo la presa di metro opposta, cioè abbiamo idee completamente diverse dalla presa. Quindi ho imparato a insegnarle entrambe. E ho cercato di capire perché qualcuno starà meglio con uno oppure meglio con l'altra. Vediamo quindi pro e contro. Allora, la cosa più classica che uno può pensare è per creare tensione, no? Anche in base ai nostri principi, grip, lat, absolute, è piantare le mani nel bilanciere, ok? Stringerlo a morte, creare quel minimo di torsione, no, di extrarotazione dell'omero in maniera da attivare il dorsale e immaginare di rompere il bilanciere. Se fai questo tipo di presa, logicamente quindi devi avere la presa strettissima e molto forte, contemporaneamente devi fare una cosa. Se io chiedo a te o a chi ci ascoltano di fare un pugno, stringerlo più forte che possono, sentiranno che gli è impossibile tenere la tensione nel pugno senza coinvolgere anche la struttura delle braccia. Sentiranno tensione salire fino a dietro la scapola. Perché? Il fenomeno si chiama irradiazione, detta in maniera facile: se tu attivi dei muscoli, attivi anche loro vicini di casa. L'isolamento muscolare totale non esiste. I bodybuilder cercano di isolare un muscolo, però sanno che non è possibile al 100%. Allora, nel momento in cui tu stringi molto la presa, una cosa tipica che avviene, soprattutto se una presa mista e ha una mano in supinazione, tende a flettere il gomito. Perché? Perché attiva il ciclo. Quindi nel momento stesso in cui tu usi una presa, una grip molto forte, devi essere molto bravo ad attivare con forza anche il tricipite per mantenere locato il gomito. E devi riuscire a portare questa tensione, attivarla fino al dorsale. Opzione opposta. Devi allenarti per questa cosa, alleni la presa in maniera diversa, cioè anziché tenere il bilanciere posizionato sul fondo della mano, sul tacco della mano, lo tieni molto più vicino ai calli, tra i calli diciamo e la prima falange, e quindi prendi il bilanciere ad uncino. A me piace questa tecnica per una ragione: noi usando molto lo swing e uncinando il kettlebell durante lo swing sviluppiamo tantissima presa in quell'area e quindi siamo molto, molto forti a mantenere qualcosa uncinato. Se tieni la presa uncino, hai due vantaggi. Intanto devi fare meno strada per ridurre il bilanciere, perché da bilanciere posizionato alla base dei calli, adesso loro non ci, gli ascoltatori non ci vedono, però io e te ci diamo via video, io ho proprio i calli qui, no? Capisco. Esatto. Cosa succede? Che tra la posizione sul fondo della mano e quella sui calli ci sono, nel mio caso, quasi 2,5 centimetri di differenza. 2,5 centimetri di differenza in un'alzata massimale fanno la differenza. Certo. Devo scendere meno, devo salire di meno. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che mi permette di tenere le braccia completamente rilassate. Cioè, io immagino che le mie braccia siano due funi con un gancio alla fine attaccate alle mie spalle. Quindi io contraggo il dorsale tantissimo,
tengo il braccio completamente rilassato, le mie mani sono quasi rilassate come un uncino e tengo la presa così. La gente rimane sconvolta quando mi vede lavorare con 200 e passa chili, tenendo la presa così semi aperta e rilassata. Però l'ho allenato. Ripeto, è una scelta. Altri invece vanno fino in fondo e tengono la presa più forte che possa. Io ho cercato di capire se c'erano delle ragioni, oltre che di scelta personale e allenamento, perché io non sono bravo a fare la presa profonda e la cosiddetta crush grip, perché non l'ho mai allenata, cioè negli ultimi anni. Sono bravo a fare la presa rilassata a uncino perché l'ho sempre allenata. Qualcuno che è abituato a fare il contrario immagino che abbia la problematica opposta alla mia. Però ho cercato di guardare, no, per un po' le mani di chi usava un modo e chi usava l'altro. E ho scoperto questa cosa, che chi ha le mani piccole tende a usare la crush grip, chi ha le mani grandi come me tende a utilizzare la presa a uncino. Non tanto la grandezza della mano. Se tu apri la mano con il pollice a L rispetto alle altre dita, è proprio la misura del palmo. Allora, io ho una mano molto grande con un palmo molto lungo. Cosa succede? Succede che quando io stacco e provo a usare la crush grip, per quanto forte io sia, il bilanciere piano piano va a finire sui calli, non c'è niente da fare. E se il bilanciere si sposta, scivola in giù durante l'alzata, io sono fregato. Sono fregato perché come si muove, poi lo perdi. Certo. Se posiziono già sul fondo, lei non si muove, riesco a tenerlo sollevato. Viceversa, uno che ha la mano piccola, di solito anche le dita piccole o corte, e fa una gran fatica a allenare quella parte di presa dove io tengo il bilanciere a tenerlo, perché il bilanciere è proprio grande. Per esempio, molte donne fanno fatica, gli è quasi impossibile utilizzare un bilanciere da 28, un tipo di presa come la mia. Ecco, quindi è una scelta un po' di campo, però è interessante esplorare le due prese. Ultimamente le faccio vedere entrambe, in maniera che uno poi le prova entrambe e sceglie quella che vuole. Molto, molto interessante. Ero molto fanatico della mia presa. Sì. Era super picco. Invece mi sono reso conto che non è per tutti. E le donnine fanno più fatica, soprattutto quelle con le bandine piccole. Poi c'è lo scavo che ti devi, no? Sì. Allora, tu vuoi dire che tanti fanno la shrug fuori la fine dell'alzata, no? Sì, alle volte vedo anche che tanti cercano di incollare le scapole in partenza, giù. Sì. Allora, anche lì sono scelte. Tu pensi, non ti ricordi Costantino che è morto da poco? Lui staccava la curva. Sì. Allora, uno gareggia o non gareggia? Perché se non gareggia ha molte più opzioni. Perché se gareggia il problema è questo, beccarsi la luce bianca. Ovvero tu, quando sei in piena estensione, devi avere le spalle sopra le anche, altrimenti non nulla. Quindi tu vedi infatti molti pavolisti in gara che alla fine sembra che inarchino la schiena. Generalmente quello che tendono a fare è spingerle anche in avanti, no? Però li vedi inarcare oltremodo perché? Perché a paura non avevano fatto una bellissima alzata, e non raggiungono quel punto in cui le spalle stanno sopra le anche e si beccano nullo. Certo. Le reggi non è un problema, c'è anche quando hai estivo le anche completamente. E quindi un Costantino staccava la schiena a cura, però poi doveva inarcare la bassa schiena per riuscire ad andare. Allora, a me piace personalmente, ma per una serie di ragioni che ti spiego, tenere le scapole in posizione neutra, quindi non addotte, ma spingere da subito più lontano possibile dalle orecchie, più in basso possibile. Quello che dico di fare di solito è: cerca di immaginare che vuoi il collo più lungo possibile, le braccia più lunghe possibile, il tronco più corto possibile. Quindi spingile, fai le braccia lunghe e spingi le spalle lontano dalle orecchie, perché io penso che più le mani partono vicino al bilanciere all'inizio, meglio è, fai meno strano. Ma c'è anche un'altra ragione. Se io spingo le spalle con forza verso l'alto in misura neutra, attivo tantissimo il grande dorsale e il piccolo pettorale e stabilizzo le scapole sopra la gabbia toracica. La gabbia toracica a sua volta è sopra, non sopra la colonna lombare, ma sopra quella palla che abbiamo creato con la pressione intra-addominale generata dai visceri compressi dalla regione addominale e compressi dal diaframma sopra. Quindi, e per inibizione reciproca, contraendo al massimo i dorsali, ma anche i fasci inferiori del trapezio, io vado a rilassare i fasci superiori del trapezio. Il risultato è che io ho una zona, un tronco, un cilindro molto stabile, ho un collo molto rilassato, poco stress sui cervicali e sono estremamente forte. Se io invece chiudo le scapole indietro,
le scapole si sollevano, la cavità toracica si apre. No, devo fare più strada per raggiungere il bilanciere. Tu chiedi a chiunque, se qualcuno che cerca una prova, no? Anche in posizione rilassata, prova a chiudere le scapole indietro e guarda che distanza fra le mani a terra, le mani si allontanano. Ma soprattutto se si alzano, il pendolo tenderà ad abbassarle. Mi piace riportare una posizione da cui non possono più muoversi. C'è molto più stress sul trapezio centrale, in parte anche su quello superiore. Il trapezio superiore si inserisce sul legamento nucale e quindi tende a tirare anche il canale cervicale. Ed è molto più difficile attivare il dorsale. Quindi mi piace l'idea di quello che gli americani è. Più nel weightlifting, nel powerlifting, è stack the bones, impilare le ossa, ovvero crea una struttura molto stabile e inamovibile per il tuo sollevamento, in maniera che non sia niente che togli ogni forma di lasso. L'impressione che mi dà chiudere le scapole indietro troppo all'inizio è quello di generare possibilità di creare dei lassi. Detto questo, ci sono strutture fisiche diverse, mobilità scapolari, scapolotoraciche diverse, conformazioni diverse dalla colonna, più o meno cifosi, ok? Grandezza del torace più o meno elevata, per cui non posso essere un solutista. Di Certo, certo, considerare certo. dopo il consiglio. E poi c'è un altro fattore ancora che è legato a tutto ciò, e una cosa che io consiglio è anche quello di inspirare nell'addome, ma non inspirare troppo profondamente. Per esempio, uno squat in una panca riempie al massimo i polmoni perché nello squat, se è un back squat, devi aprire il torace più che puoi. Nella panca, più espandi la gamba toracica e più meno strada fai col bilanciere. Nello stacco da terra, più espandi la gamba toracica, più le tue mani si allontanano dal bilanciere. Quindi lo scopo è: io tengo le braccia basse e lunghe, cerco di non muovere o espandere il torace, inspiro nell'addome e contraggo. Quindi direi: riempi i polmoni al 60-70%. Crea la pressione intraabdominale, ma non creare niente qua sopra, perché dal momento in cui inizio a ispirare anche toracicamente, elevo le coste e mi allontano dal bilanciere. Straordinario come alle volte ci fai non focalizzare su dettagli che mai avremmo notato. Quindi grazie. Ti facevo questa domanda rispetto alle scapole perché alle volte con le migliori intenzioni, no? Si prende un concetto e lo si estremizza. Dunque si pensa che la scapola non debba protrarsi, la scapola non debba elevarsi, altrimenti le spalle esplodono. E alle volte lo si vede anche, ad esempio, in un press e di press e di spinte overhead volevo parlare adesso con te, riallacciandoci magari al fortunatissimo workshop che hai tenuto solo qualche mese fa, Kettlebell from the Ground to Overhead. Che bello. Bellissimo, io vi presi parte un po' di anni fa a Roma. Insomma, parlaci un po', illustraci un po' questo workshop, di cosa tratta. L'avrei chiamato From the Ground to Overhead perché l'idea è prendi un kettlebell da terra e in qualche modo lo porti sopra la testa. No? Quindi affrontiamo tre modi diversi di portare il kettlebell sopra la testa che hanno il loro fascino. No? Perché uno è il press che è più immediato, quindi la posizione di rack. Pressi, che è la cosa più semplice. L'altro è il bent press, dove praticamente tu non spingi il kettlebell su, ti spingi via dal kettlebell. E quindi è uno skill molto diverso, che però è interessante perché riesci a sollevare molto di più. Perché alla fine gli arti superiori sono i muscoli più piccoli e meno forti che abbiamo, no? Anche sono quelli che tendiamo a cercare di usare di più, perché ne possediamo maggior controllo rispetto alla muscolatura del tronco oppure gli arti inferiori. E l'altro è il Turkish Get Up, che è interessante perché tutti vengono da come sollevare un kettlebell, no? Io lo vedo come essere in grado di portare il kettlebell da terra verso l'alto a gradi, a gradini, no? Infilandocisi sotto, cioè infilandosi tra il kettlebell e il pavimento, in maniera tale da allineare la struttura, quindi le ossa del corpo e la struttura, in maniera tale che il peso si proietti sempre a terra, tramite la struttura fisica e quindi riducendo al minimo lo sforzo muscolare, cioè impari delle regole, no? Impari a controllare il tuo corpo in maniera incredibile con un grip pesante, anche perché c'è gente che solleva dei carichi veramente incredibili, no? Molto leggera, e non è questione di forza, per
Per esempio, io ho un principiante, quando insegno il target schedato, un principiante dico sempre, ok, la prima fase tu sai, no, una volta che dal fianco l'hai messo in posizione di press, lo pressi con il braccio e poi esegui il resto. Io dico, se non riesci a non pressare due braccia, presso da una sola, se non riesci a pressare con un braccio, non fare il schedato. Perché? Regola di sicurezza per un principiante. Se non hai il controllo per portarlo da qua fino a qui, forse non vuoi provare ad arrivare fino in cima, fino in piedi. Questa regola però si stravolge completamente per un atleta avanzato a cui lo fai passare due mani, perché riesce a portare in alto dei carichi che non riuscirebbe mai a pressare. E questo grazie all'abilità di sapere utilizzare la muscolatura in maniera corretta e coordinata e sapersi infilare tra il kettlebell e il terreno. Quindi non è solo più una prova di forza pura come è, anzi, come apparentemente è il press, perché in realtà c'è un mondo sotto il press. Io riesco a fare dei workshop di 6-8 ore solo su press, perché c'è tanta di quella roba sotto che è un mondo affascinante anche lì, anche se diventa non per tutti, logicamente, perché a quel punto non a molti interessa avere tutti quei dettagli, anche se una volta appresi li applichi anche ad altre cose. Ma l'imparare il bench press, l'imparare il Turkish Get Up, ti fornisce delle skill, delle abilità che puoi applicare in un sacco di altre cose. È un po' come un altro esercizio della passione che noi non insegniamo ancora, non fa, è il jerk, no? Sì. È fantastico. Perché se tu pensi, no? Se io ti dico di prendere un qualcosa, no? Prendi una sandbag, prendi un sacco, ti dico di spingerlo sopra la testa, tu lo spingi sopra la testa, lo pressi. Ma se io ti dico di prendere un sacco da terra, no? Molto pesante, a uno che non ha mai visto un sollevamento peso in vita sua, sai cosa farà? Una cosa molto simile a un power clean per portarlo su, cioè lo strapperà da terra, poi piegherà. Piccolo dip. Un piccolo dip si infilerà sotto, e per quando non riesci a pressarlo, usi le ginocchia e fai un push press. Ma quando è proprio pesante, anche per fare un push press, la cosa più naturale che il corpo deve fare è un jerk. Cioè tu dai il colpo, dai, fai il dip, fai un drive, lo spingi in alto e ci infili sotto. Quindi impari delle skill che poi nella prestazione sono incredibilmente utili. Se ti pensi, nel press impari a generare tensione e a controllare tutto il corpo, tutto quello che c'è sotto il kettlebell. Quando fai il bench press, impari a infilarti sotto un peso in maniera sicura e a utilizzare dei muscoli più forti per sollevarlo. Se tu pensi, no, nel press utilizzi la muscolatura della parte alta come muscolatura motrice e il resto del corpo stabilizza. Quando fai un bench press, tu essenzialmente ti infili sotto il kettlebell grazie a un hip hinge, ma poi lo sollevi con un hip snap, lo sollevi con un ostacolo a terra, solo che hai il peso sopra la testa, certo. Quindi è affascinante a mio avviso. E quando fai un Turkish Get Up, tu trovi il modo di, a gradi, piano piano, aumentare la distanza del kettlebell da terra, passaggi, dove tu passi dall'appoggio da una parte all'altra del corpo fino a trovarti in sezione retta. È affascinante questa cosa, no? Anche perché poi ti rende non solo un atleta migliore, vuoi dire una persona migliore, no? Sei un figlio di puttana, un figlio di puttana, no, è una persona che si muove meglio, certo, in situazioni delicate o difficili. Che tu vai a fare una scarpinata in montagna, devi arrampicarti di qua di là, o che tu debba infilarti sotto qualcosa per aggiustare la. Per qualunque cosa sai muoverti meglio e sai gestire meglio un carico nelle tue mani. Quindi ha un vantaggio funzionale, tra virgolette. Sì, ti permette di recuperare, a mio avviso, una consapevolezza motoria impareggiabile da questo punto di vista. Mi sono reso conto di una cosa, no? Perché c'è un giochino interessantissimo che faceva Dan John per forse fare il riscaldamento ai suoi atleti. E poi io, sai, quando io ho imparato il Turkish Get Up per la prima volta, che cazzo è sta roba? Infatti volevo chiederti. Sì. Perché, uno, perché io quando ho iniziato ero bloccatissimo, lavoravo all'ex bodybuilder, quindi per me era molto difficile da fare. Ma due, non ne capivo il senso. Io, ma che muscoli allena? La domanda è quella, perché quando hai il mindset del bodybuilder, no? Sì. Un movimento così complesso, non ne capisci il senso, no? Allora, a un certo punto io vedo questa lezione da John dove lui dice alle persone, sdraiatevi a terra, il fischietto, poi con il fischietto vi alzate il velocemente possibile, no? E Gigliani cosa non sa alzarsi da terra, poi dice, va bene, adesso vi alzate il velocemente possibile, però
tenete braccio destro flesso con la mano alla spalla opposta, quindi non puoi usare un braccio, poi non potete usare la gamba sinistra, non potete usare il braccio destro e la gamba sinistra fino ad arrivarti, e poi c'è a partire da pancia in giù, eccetera eccetera. E vedevi che la gente non sapeva come muovere, che parte girarsi per uscire, alzarsi e tornare a terra. E tu lo vedi ancora adesso, la gente fa delle cose in mani per tirare sulla terra, no? E anche a volte non sa muovere. Io mi sono reso conto che dopo un po' di realtà che si è nata, mi rendevo conto che mi alzavo in modo diverso dal letto. Cioè, ero sdraiato a terra, mi alzavo in modo diverso. Cioè, quello che avevo imparato, no? Facendo le lezioni kettlebell, essenzialmente, avevo iniziato a praticarlo in movimenti quotidiani e mi li rendeva più semplici e migliori. E quindi, sai, questa cosa è interessante. Importante. Io lo sto introducendo a piccoli passi, ovviamente naked, così a corpo libero, anche a clienti un po' più anziani che ho, i quali non hanno difficoltà magari a lavorare un po' a terra, perché mi rendo conto che è una skill fondamentale anche in termini di prevenzione, no? Di caduta. Sappiamo tutti le statistiche cosa ci dicono, no? Ogni qualvolta un anziano cade, quanto più grave possa risultare la sua condizione in seguito a quel trauma. E Fabio, volevo chiederti, ci daresti un paio di chicche relative all'esecuzione del get up, che magari spesso non si vedono, non si sentono in giro? Allora, guarda, una delle... ne ho qualcuna... Allora, parto da un presupposto. Allora, te ne ho due o tre. La prima. Tu devi posizionare il manico del kettlebell. Tu prendi chiunque, gli dai un kettlebell in mano, lo metterà al centro della mano e tenderà a dare resistenza col polso. Quando vuoi fare un get up, devi fare due cose. Perché il gioco è questo. Non vuoi che il polso vada in estensione, perché se il polso va in estensione, il kettlebell ha un baricentro decentrato, perdi controllo e altezza. Allora, tu ragiona al contrario. Tu stai facendo un braccio di ferro con il kettlebell. Cioè, immagina che io te voglio fare un braccio di ferro. Tu cosa cercherai di fare? Cercherai di mettere una mano sopra la mia e di andare in leggera flessione col polso. Certo. Come un crippa gli anelli. Allora, prendi il manico, piantatelo più profondamente in fondo sul tacco della mano, avvolgilo con la mano e il kettlebell cercare di portare l'estensione. Tu vai in flessione come fare il braccio di ferro, quindi non tenerlo neutro, cerca di portarlo in leggera flessione. Da fuori sembra si vedrà neutro, perché il kettlebell non ti permette di andare in flessione, però in realtà ti impedirà di estenderlo prima. Trucco numero uno. Trucco numero due. La maggior parte delle regole in cui un kettlebell, se tu lo vedi infilato nella mano, avrà l'angolo del foro del manico posizionato qui alla base del pollice, ok? E quindi la palla del kettlebell, diciamo il corpo del kettlebell, va ad attivarsi sul radio. Il radio, se tu fai una pronosupinazione della mano, certo, è l'occhio vuota. E sopra il kettlebell si muove tantissimo. Se tu fai il contrario, invece, metti il taglio della mano dove c'è il mignolo vicino all'angolo e lasci dell'aria dove c'è il pollice, il kettlebell si deposita sul nulla. Ha più fastidio, fa più male, però nulla si muove bene. Questo è uno. Poi la maggior parte della gente, quando fa il tartish, anche il press e anche lo snatch, fa fatica a estendere completamente il petto. Un clou mentale che funziona da Dio, in realtà non è solo mentale, anche neurologico, perché attivi di quadricipite, si chiama ulnar deviation, deviazione lunare. Ovvero, tu hai il kettlebell in mano, quello che tu vuoi fare è questo. Tu pensi alla seconda nocca del tuo indice, ok? Anzi no, pensa alla prima nocca del tuo indice, e tu pensa, quando lo tieni stretto, che vuoi portare quella verso il soffitto. Quindi, tu vedi loro no, però, kettlebell è qui, l'armonia. Allora, oltre a impugnarlo in fondo qui, anziché qua, tu quando sei qui cosa fai? Fai questo. Però cerchi di orientare, ok, la nocca dell'indice, se vuoi aiuta ancora di più la nocca del pollice, verso il soffitto, ti attiva di più il tricipite, non sblocchi il gomito. Fantastico. Nel get up, nello snatch, quello che vuoi, funziona. Questo l'ho imparato da Derek e Ryan Toschner, due tutti i Toschner, quindi due che ne sanno abbastanza. Ed è giusto sempre dare credito a chi, certo, altra cosa super figa. Quando parliamo di partenza, una delle cose più difficili da capire è dove cazzo metto la mano a terra. Io ho un problema del corpo, no? Allora, una cosa è certa:
se tu sei un longilineo con le braccia lunghe, la vuoi più lontano dal corpo, altrimenti poi quando hai sul gomito e ti alzi, non hai più spazio, muori. Più vicino sei più piccolino, sulle braccia più corte. Allora fai una cosa, quando sei posizionato a terra, la mano libera, la appoggi appena appena sopra la crescia iliaca, qua. Da lì stendi il braccio. Se il tuo avambraccio è molto, il tuo braccio e l'avambraccio sono molto corti, alla fine il braccio sarà più vicino, sono molto lunghi, sarà più lontano. Non per attenzione, per una baseline per cominciare. E te ne do un'altra. Ah. No, se riesco a spiegarla, perché io immagino che non ci vedono, no? Allora, quando sei in posizione di partenza, prima di fare il roll to elbow, quindi sei lì e tu devi essenzialmente piantare il tallone a terra, immagina te fino a destra, giusto? Hai il kettlebell sulla braccia destra esteso, hai il tallone destro a terra e la mano sinistra a terra, e devi buttarti sull'avambraccio sinistro, sul gomito sinistro. Cosa devi fare? Devi piantare con forza, okay, il tallone a terra, attivare l'anca per ruotare, attivare la sezione centrale, buttarti di lato, rotolare sul fianco e infilarti sotto il kettlebell. Un'altra cosa che devi fare è, mentre spingi il tallone a terra e contrai l'addome, è tirare con il dorsale la mano il braccio sinistro verso di te, in maniera da attivare da un lato gli muscoli di spinta, dall'altro di trazione, estensori e tensori, e portarti sotto il kettlebell. Bene, quello che succede spesso è che la gamba libera si alza. Accade se non attivi la sequenza giusta, ma una cosa che aiuta a impedire questo grosso carico molto pesante, tutti stanno appoggiati a terra con la gamba tesa, con il piede che guarda il soffitto. Se tu invece, prima di farlo, extra ruoti l'anca, e anziché stare appoggiato, diciamo, sulla tasca posteriore, ti appoggi sulla tasca laterale e quindi orienti il piede esternamente verso sinistra, quando tu vai sul gomito non ti si alza più la gamba e sei già per rotolare. E te l'avevo promesso un'altra. Ragazzi, queste sono chicche che Fabio regala assieme a tante altre durante il workshop a cui accennavo prima, quindi davvero grazie Fabio. Sono abbastanza l'esperienza di aver provato. Io voglio fare lo snatch e touch là da poco, perché ho una serie di sfighe per cui la spalla sinistra operata, quindi lockout non era molto buono, allora per non farlo da un lato solo non ce l'ho più. A sinistra c'ho l'anno al bravo anziano, c'ho un po' di artrosi al primo metatarso, e quindi mi fa male. A forza di mobilizzare, ora riesco finalmente, quindi ho ripreso a fare gli esercizi, e quindi sto riprendendo anche quelle piccole chicche pratiche che mi ero perso. Sono pratiche una cosa, certo. Perdo un po' la capacità di farla bene, no? Io dico che se uno entrava in palestra e vedeva qualche secondo fa, quando ho ripreso a vedere il tachico, diceva, ma quello lì è un master. Porca paura, ma... il primo livello adesso. Quindi lo utilizzi al momento come esercizio, che come primer, diciamo, che anticipi la seduta, oppure dipende da quello che sto facendo, può essere anche il principale. Okay. In questo momento io sto provando dei protocolli che dell'allenamento sperimentali che lanceremo in un evento nuovo a Denver questa estate. Fantastico. Quindi ne sapremo. Un evento che diremo io e Paolo. E quindi trovo quel bilanciere essenzialmente. C'è anche un po' di chiedere il proprio libero, però è più legato a forza di ipertrofia. Allora, in questo caso per me il mio target, il mio swing sono il mio cardio finale. Anzi, lo swing e lo snatch sono il mio cardio finale. Il target che dà è il cool down per me. Okay. Parecchi Turkish con carichi variabili, però mai pesantissimi. Dico, adesso non vado più di 28, 28 per me è leggera, ecco. Perché... Certo. Oggi per dire ho fatto 12 serie con la 24, ma qui ho in maniera molto rilassata, molto eccetera, eccetera. Quindi per me è un ripristino motorio dopo l'allenamento. In altri momenti può essere invece il pre-allenamento, perché chi fa il touch che dà o solamente naked oppure con la scarpa, con un carico molto leggero, sa che è un ottimo esercizio da fare prima di qualunque cosa, perché fare come giusto. Ti sblocca la caviglia, ti sblocca l'anca, ti fa stabilizzare la schiena centrale, ti sblocca la T-spine, ti stabilizza la spalla, mentre
quindi fa una serie di cose per cui ti predispone all'attività. È logico che se ti ammazzi a Tartis prima non è una cosa più, però è un buon Roma, anche fa con Enkel. Ottimo, Fabio. Io vorrei stuzzicarti su un ultimissimo argomento, Fabio, poi ti libero, ti lascio andare. E, da qualche tempo a questa parte, in realtà, e negli scritti di Pavel e sul sito appunto della Strong First tramite articoli e quant'altro, ci si sofferma molto su questo tipo di allenamento antiglicolitico. Io ho avuto il piacere anche di confrontarmi con Al Ciampa sul suo forum, insomma, mi ha dato tutta una serie di dritte relative a questo approccio, no? Lui che è considerato un po' colui che ha diffuso l'allenamento a lattacido aerobico applicato anche agli swing e al kettlebell. E, cos'è, Fabio, questo allenamento antiglicolitico che tra l'altro campeggia, diciamo, in maniera diffusa nell'ultimo scritto di Pavel, The Quick and the Dead, a cui tu hai dato una gran mano anche con gli esperimenti effettuati sull'atleta Ilaria Scopece, giusto? Sì, anche su Ilaria, ma oltretutto poi abbiamo fatto le foto in palestra lì a Ilaria, lo alleno io, quindi è stato divertente. Allora, lì l'idea è questa, e mi spiace, i crossfitter ci odieranno per questo, perché è l'antitesi del workout o dell'HIIT, no? Certo. Ovvero, in realtà Pavel è nato, Al Ciampa l'ha aiutato molto in questa fase di ricerca iniziale. Lui lavora con militari moltissimo, tra l'altro. È andato a spulciare un po' di parecchie ricerche sovietiche, ma poi anche occidentali. E essenzialmente ha cercato di vedere come... Sai che lui è un appassionato del minimalismo, no? E uno dei grossi problemi legati a chi fa uno sport di prestazione, che comunque richiede delle prestazioni molto intense, ma soprattutto chi deve essere pronto a una prestazione senza preavviso, non puoi essere rovinato e dolorante. Immagina, i militari, quelli che fanno missioni, non è che possono dire no, aspetta, oggi ho male alle gambe perché ieri ho fatto lo squat, non posso andare in missione a... un Navy SEAL non può fare un ragionamento del genere, no? O un pompiere, chi gestisce le emergenze, non so come dire. Allora, è nato da lì. L'idea è questa, era trovare il modo di migliorare la performance aerobica e la potenza senza fare un bagno di acido lattico, senza finire doloranti per giorni e giorni, e in maniera da evitando quindi di compromettere un'attività sportiva diversa. Per esempio, nel caso della Scopece, lei farà pugile. Se il suo lavoro di strength and conditioning avesse dovuto influire con la sua capacità di fare i suoi match, i suoi sparring, le sue cose, non andava bene, giusto? Nel caso di un pompiere, lui deve allenarsi, essere sempre pronto, ma non può essere dolorante. E soprattutto, per un atleta, non puoi perdere troppo tempo, perché il tuo piatto principale è la tua attività fisica. Allora, il gioco era questo, era... Va tanto di moda l'HIIT, però l'HIIT ha delle cose interessanti, perché nel brevissimo tempo ha risultati incredibili sul miglioramento del conditioning, ma anche sul... VO2 max, lo che vuoi, perdita di epoch, perdita di gas, un sacco di cose belle. Però se noti, nel lungo termine, non è sostenibile. Cioè, tu fai HIIT e un po' ti bruci. Poi, oltre a bruciarti, a non vedere più neanche metto la prestazione, inizi a avere danni radicali liberi, un sacco di problematiche, no? Nel lungo termine. Quindi è una cosa che funziona, nel breve termine non è sostenibile. Cercare qualcosa di sostenibile a lungo, e soprattutto che non ti crei le problematiche del giorno dopo tipiche dell'HIIT. Allora, il gioco è questo. Sistema anaerobico a lattacido, è un sistema molto pulito, ti permette di dare la prestazione alla massima potenza per dei tempi molto brevi, da un lato. Il sistema aerobico è quello che ti permette di andare avanti in eterno. Quindi, essenzialmente, il concetto è allenarti lavorando in maniera alternata tra i due sistemi, anaerobico a lattacido e aerobico. Okay? Evitando il glicolitico. Perché il glicolitico a un certo punto fa una cosa. Ti blocca. E se lavori proprio sul glicolitico, la cosa interessante è che inizialmente hai un miglioramento di funzione dovuto a una serie di adattamenti fisiologici, però nel lungo termine, a parte anche i radicali liberi, hai una diminuzione del numero di mitocondri nelle fibre. Questo può diventare un problema, perché alla fine inizialmente diventi più efficiente, poi diventi meno efficiente. Ti consuma pian piano, insomma. Allora, si è visto interessantemente invece questa cosa qui. Perché l'antiglicolitico
dice: sistema lattacido è il demonio, lavoriamo solo a lattacido o aerobico, quindi o sprint di potenza con recuperi relativamente lunghi in maniera da recuperare i fosfati, quindi possono essere fatti in ripetute, quindi fai uno sprint di 8 secondi e dopo recuperi paio di minuti, oppure in serie, cioè fai sprint molto brevi, li accumuli, ne fai tipo uno ogni 30 secondi, uno ogni minuto, ne fai 4-5 e poi dai un recupero molto lungo in maniera da non arrivare mai a accumulare una grossa quantità di lattato. E questa è la cosa da cui alternare con un lavoro aerobico. Cioè, apparentemente, viviamo nel sistema aerobico, quindi già il recupero è aerobico. Tu sei facendo aerobica adesso, sai, no? Sì. C'è sempre una sinergia tra i tre sistemi, non si può mai tracciare un confine netto, no? Tra l'attività dell'uno e l'inizio di quella dell'altro. Ma la cosa interessante che alcune ricerche hanno scoperto è che, allora, troppo acido lattico, troppo a lungo, crea delle problematiche. Ma poco acido lattico, ogni tanto, stimola la produzione, stimola la proliferazione di mitocondri nelle fibre, ma non solo, ma non in tutte le fibre, in particolare nelle fibre bianche. Allora, sai, prendere la fibra tipicamente glicolitica, tipicamente quella che ha lattacea, la 2X o la 2A, dargli un po' di mitocondri più maggior capacità aerobica è tanta roba, perché vuol dire poter lavorare ad alta potenza più a lungo o recuperare prima. Quindi il gioco è questo, questo tipo di allenamento non è solamente antiglicolitico, in realtà è per la maggior parte del tempo antiglicolitico, però soprattutto lavora a serie, quello di Quick and Dead, quindi fai le tue 5 ripetizioni esplosive ogni allo scattare di 30 secondi per 4 round, poi recuperi 2 minuti e mezzo, produce quel tanto acido lattico che basta per stimolare quei processi che stimolano la mitocondriogenesi, però contemporaneamente non al punto da crearti tutte le problematiche legate al ciclo di acido lattico. L'altra cosa interessante che è proposta anche nel seminario di Pavel, che è Strong Endurance, è questo, però. E se tu fai crossfit con sport di lattacido, come fai? Non puoi pensare, oppure puoi fare anche la tattica di challenge, quindi fare più snatch che puoi in 5 minuti, no? Più lattacido di quello, ma anche un upper max delle ripetizioni può essere lattacido, dipende da quante ne fai. Se ne fai 3, no, ma se ne fai 20 è lattacido. Come fare? Allora, la cosa interessante è che lavorare in glicolitico funziona e dà benefici incredibili nel breve termine. E la strategia di Pavel è questa: devi allenare qualcuno dello sport lattacido lontano dall'evento, lo lontani in antiglicolitico, oppure con quantità di prodotti di acido lattico molto, molto controllate. Ma quando ti avvicini alla prestazione, 1 o 2 settimane prima dell'allenamento, è immediato, però non dura lungo, ti fai fare il picco glicolitico, ti fai lavorare glicolitico. E quindi Certo. ottieni best of both worlds, no? Quindi alla fine finisci a fare l'HIIT, però non lo fai sempre. Lo fai dosato al momento giusto quando serve per la beneficio. Quindi questo è un po' il principio. Non sono andato a fare il professore di fisiologia, che non sono. Metti caso che il mio amico professor Paolo ascolta il podcast, poi mi. E quindi aspetta, meglio che non entro troppo in dettagli dove andrei a infognarmi. No, anzi, grazie per il chiarimento. Avrei tanto altro da chiederti al riguardo, ma magari ci ripromettiamo di ritrovarci per magari approfondire questi argomenti. Volevo soltanto chiederti, Fabio, allora, cos'è che hai in serbo per questi mesi, per tutta la comunità, insomma, italiana e non, in termini di appuntamenti? Beh, guarda, di Stromfest abbiamo una cosa nuova, viene giù un carissimo amico, bravissimo tecnico, insomma, Jeremy Leiport, a fare a marzo per la prima volta al mondo, diciamo, che Stromfest affronta le alzate olimpiche. Calma. Per andare a fare concorrenza alle federazioni olimpiche, a noi interessa. Non abbiamo un power rack, dobbiamo portare il bilanciere in clean. Ok, oppure un jerk, un push jerk, però non è sollevamento pesi, è un mattone Interessante. dove affrontiamo i balistici con il bilanciere, però non per andare a fare sollevamento pesi, Ma ma finalizzati.
è un po' come con i kettlebell, non, siamo le, non usiamo i kettlebell per fare le gare di girevoli, lo usiamo per fare l'atletica, quindi e questo si chiama all lifting, è Jeremy Lampron, il mio sollevatore di peso, che però fa allena con un altro sistema, e quindi sarà la prima data mondiale di questo nuovo corso, che sta cosa sono eccitatissimo perché mi porta qua per la prima volta, e sono curioso anch'io, io ho visto un pochino il curriculum, il programma del corso, ha delle cose che tu applichi dal giorno dopo perché almeno sai gestirti in palestra, delle cose che richiedono molto più approfondimento, però ecco, sia chiaro, non vieni a fare un corso di quel tipo, no, niente a che vedere, hai degli elementi previ da lì. Certo. E poi ho un SFL, quindi classico nostro, barbell d'aprile, poi sempre a, mi sembra che sia aprile, no, marzo, non è a marzo, Elisa Vinante e io facciamo, che bello, un altro, un workshop su bilanciere, faremo, lei insegnerà le sue cose sul powerlifting, perché lei è logicamente più ferrata di me, visto i suoi risultati, e io invece un po' di estate non convenzionale con bilanciere, e poi entrambi, il secondo giorno, faremo un po' di programmazione. Lei pro gara, io per diventare forte e basta, e quindi lei gestirà i picchi e altre cose, e gestirà anche molto l'approccio femminile alla promozione dell'allenamento, che è un po' diverso. Quindi faremo sta roba. E lavorare con Elisa è diventato un sacco, perché ci divertiamo, ci stuzzichiamo, lei è bravissima, io imparo da lei, lei impara da me, e poi la vedo ogni tanto, quindi è sempre un piacere vedere. Ricordo un video che realizzasti con lei relativo allo swing, ma forse 10-15 anni fa, uno dei primi video tutorial che vidi. Eravamo fidanzatini al tempo, io e lei. prima che lei mollasse i kettlebell per darsi completamente minacciato, in realtà lì va con i kettlebell. comunque sì, erano i tempi, credo che fosse il 2009. Sì, sì, forse. 11 anni fa, sì. Esatto, 11 anni fa, quando lei stava ancora a Vicenza, quindi ecco. E poi che altro abbiamo? Se fissi uno che viene avanti, a giugno, e poi mai ci siamo. Ecco, in estate, se qualcuno vuole farsi un giretto a Denver, ci sarà un evento nuovo, non posso ancora dare il titolo. Saremo io e Paolo che insegneremo insieme, e uno penserebbe molto a te, perché la parte di Paolo ha a che vedere solo sulla respirazione. Interessantissimo. E la parte mia invece ha a che vedere con utilizzare i principi di Plan Strong per il bodybuilding. Quindi, ecco cosa, vediamo Plan Strong a maggio qua. Ah, se uno vuole fare un po' di programmazione metodica sovietica, è molto interessante, è molto impegnativo, nel senso che di solito esci col cervello bruciato, però impari a costruire dei programmi molto efficaci che non vedi in giro, e anche interpretarne altri, cioè se uno guarda un programma di Shenko, per esempio, sì, no? Tutto lo guardi così, capisci la mazza, non riesci a vedere la logica sotto, perché l'algoritmo sotto è un po' complesso. Ecco, dopo quel seminario lì riesci a leggerti quegli algoritmi e capire un po' quelle logiche. Sono molto diverse dall'allenamento per il PL tradizionale, insomma, che vedi qua, nelle altre parti. Fabio, grazie davvero. Grazie a nome anche di tutto il team di FitFam, perché hai influenzato più o meno direttamente tutti noi nel corso degli anni, quindi grazie davvero, e complimenti per tutto il lavoro che stai portando avanti con la tua scuola. Strong First sta crescendo in maniera esponenziale, ed è un piacere vedere te lì a quei livelli così alti, quindi davvero congratulazioni. Guarda, io ti dico che io ti ringrazio tantissimo, è che veramente a volte non mi rendo conto, no? Dico, ma tu influenzi, tu, io. Adesso ero 20 anni fa, sinceramente, ma e ogni tanto mi dico, ma io cos'è che faccio io, amministro la multinazionale? Ti ripeto, ho amici che ti seguono da 20 anni, dai tempi della FIF, ed ultimamente hanno seguito i tuoi workshop, insomma, targati Strong First, quindi è testimonianza della tua influenza positiva su tutta la comunità dell'allenamento qui. Io spero che sia anche divertente, io non vorrei mai diventare uno di quei tiraculo che se lo tirano, no? Per rimanere con i piedi per terra, e quindi ogni tanto io mi imbarazzo ancora quando sono a dire queste cose, no? Perché alla fine non è che io faccio quello che mi piace, no? E mi piace raccontare le cose e insegnarle. Poi se la gente piace, segue, però è molto... Poi fatto cose con me. L'approccio è molto terra a terra, no? Sì. Poi faremo magari un episodio solo relativo agli aneddoti che racconti a cena.
E ho. Va bene, Fabio, grazie. Okay. Eccoci di ritorno. Ancora grazie mille a Fabio Zonin da parte di tutta FitFam. Per registrare l'intero episodio, Fabio ci ha concesso più di 2 ore del suo tempo, in un periodo in cui certamente non si era ancora tutti costretti a casa, quindi tutto ciò a riprova della grande disponibilità di questo professionista. Se intendete arricchire le vostre conoscenze, seguite costantemente i canali social di Fabio, di Strong First Italy e di siti web relativi, perché è qui che a cadenza regolare troverete pubblicati contenuti davvero preziosi. Come sempre vi ricordo che se intendete utilizzare la migliore attrezzatura di allenamento funzionale al mondo, non vi resta che consultare il sito web di Perform Better Europe, dove digitando il codice FITFAM-IT usufruirete di uno sconto del 10% sulla vostra spesa. Un caro abbraccio da noi di FITFAM e a presto con un nuovo episodio del FITFAM Podcast. Ciao ragazzi!